Ciao a tutti ragazzi, io sono Mara Rimera Mera e oggi siamo qui con un nostro nuovo video commento al capitolo di One Piece. Il capitolo in questione è il 1006 e vi dico già che è un altro capitolo, sempre ambientato all'interno di Onigashima, che fa vedere vari scenari, ma continua a non farci vedere la situazione sul tetto, quindi ci tiene nascosta ancora per questo capitolo la trasformazione che Kaido ha sfoderato qualche capitolo fa. Iniziamo parlando non del manga in sé in realtà, ma delle copertine, ovvero abbiamo la copertina del Jump che è dedicata a One Piece e in prima pagina appunto vediamo Luffy, Law e Kid. Una copertina molto bella, poi sapete che io adoro tutti e tre i capitani, quindi posso solo che essere felice per questa copertina. Un'altra immagine che vediamo a colori è un'immagine che riguarda la ciurma di Kaido, quindi abbiamo Kaido con le tre calamità e i Tobiroppo intorno. Tutto molto semplice, ora passiamo al capitolo vero e proprio. Allora, il capitolo inizia con Bao Wang, di cui tra l'altro abbiamo parlato nel video di mercoledì, che dice a tutti che ha visto Momonosuke, almeno ha rivelato Momonosuke, all'interno del kimono di Yamato, che comunque ha spottato, diciamo, la loro posizione e quindi adesso sicuramente qualche subordinato della ciurma di Kaido andrà nella loro posizione. Tra l'altro, molto interessante, Bao Wang chiama Momonosuke leader più volte. Questo sta a significare che, nonostante in realtà Momonosuke, noi sappiamo che non sta comandando per niente, comunque viene considerato il leader da parte dei pirati di Kaido. E che quindi sarà sicuramente, vabbè già lo è in realtà, ma ora capiamo anche quanto, è sicuramente un bersaglio importantissimo per la ciurma nemica. Sanji sente la trasmissione, se vi ricordate Sanji stava andando in realtà alla torre del castello per aiutare Kinemon e gli altri, dato che sta andando Jack a finirli, e chiede a uno dei subordinati di Kaido, che è per terra, sconfitto, dove si trova il magazzino proibito dove appunto viene detto che hanno visto Yamato con Momonosuke. E questo subordinato gli dice che è praticamente all'entrata del teschio. E Sanji si rende conto che l'entrata del magazzino e il punto in cui si trova Kinemon sono i due posti praticamente opposti, in due versi opposti. Quindi Sanji si trova nella situazione di dover scegliere in che parte andare e soprattutto dove è richiesto di più. Io credo, sinceramente, questa è una mia supposizione, quindi non c'entra col capitolo, andrà dalla parte di Yamato, perché intanto dice chi è questo Yamato, poi noi sappiamo che, almeno sappiamo, noi abbiamo teorizzato più volte che Yamato entrerà in ciurma, quindi ci starebbe anche che faccia la conoscenza di un altro Mugiwara, già l'ha fatta di Luffy e di Franky, quindi non sarebbe male. E in più potrebbe fare questa scelta perché effettivamente Momonosuke è un bambino, quindi è completamente inerme contro i subordinati. E invece Kinemon e gli altri, lui non sa che sono sul punto di morte, sa che sono stati sconfitti, ma in realtà magari può pensare che si possano ancora muovere. Quindi, sempre per il discorso dei doveri di un uomo, che in realtà è un discorso che fa Sanji spessissimo, potrebbe scegliere di andare ad aiutare Momonosuke. Quindi, quelli che andranno ad affrontare Jack saranno o i Foderi Rossi che si rialzeranno, ma anche se è improbabile, oppure semplicemente questa ombra misteriosa, magari un Jack quasi mezzo andato riuscirà comunque a batterlo. Poi ci spostiamo proprio all'entrata di Onigashima, dove vediamo finalmente Perospero che ha affrontato Carrot e Wanda e le ha sconfitte entrambe. Io sinceramente pensavo che ci poteva essere qualche chance per le due, dato che effettivamente il motivo per cui stanno combattendo contro Perospero è abbastanza nobile in realtà, quindi vendicare Pedro. In realtà Perospero vince questa battaglia contro entrambe, che le vediamo tra l'altro trasformate di nuovo nella loro forma normale, non più in Sulong. Si prende il gioco di loro, ma non le uccide. Sottolineiamo questo, ovviamente non le uccide, perché secondo me, tra l'altro, Carrot avrà un
un suo comeback contro Prospero, perché effettivamente loro due, più che altro Carrot, sono veramente portate allo scontro contro di lui proprio per appunto la morte di Pedro. Comunque, Prospero entra all'interno del castello e la nostra attenzione si sposta su il campo di battaglia in cui si sta consumando il virus degli Ice Oni. Vediamo che Chopper, insieme agli altri due medici Mink, sta continuando a produrre ancora. Non ha finito, però Chopper è minacciato dai subordinati di Kaido e Apu che si è rialzato e che continua a essere dalla parte di Kaido. Io comunque anche lì credevo che Apu avesse finito la sua parte a Onigashima, invece evidentemente no, si è rialzato dopo il colpo di Zoro. Però vediamo due persone fortissime tra l'altro, che stanno proteggendo questa produzione del virus. Una è X-Drake, che finalmente lo vediamo in forma ibrida. L'altro è Yogoro del Fiore, che è stato infettato dal virus degli Ace Oni, e proprio questo virus si sta tirando fuori tutta la sua forza rimasta. Infatti non lo vediamo come l'abbiamo sempre visto nel presente, quindi come un vecchietto basso e minuto, ma lo rivediamo come nel suo prime, quindi gigantesco con i capelli che fluttuano, perché come detto proprio da lui, questo virus sembra che gli stia tirando fuori proprio gli ultimi istanti della sua vita. E dice, infatti, agli altri boss della Yakuza, che nel momento in cui starà per diventare un Ice Oni completamente, quindi quando poi perderà completamente la testa, loro dovranno ucciderlo senza esitazione, perché altrimenti ucciderà tutti quanti senza scrupolo. Effettivamente, poi lo vediamo anche combattere contro i subordinati della ciurma di Kaido. E proprio come ci aspettavamo da Yogoro in questa forma, è veramente fortissimo, quasi inarrestabile. Mentre combatte, inoltre, abbiamo un suo monologo interiore in cui dice di aver sempre pensato a cosa sarebbe successo se si fosse unito a Oden nella battaglia contro Kaido 20 anni fa. Però adesso, con quello che è successo con Kinemon in questo raid, deve dire che è comunque fiero di quello che ha fatto e sa per certo che il sole tornerà a splendere su Wano. Subito dopo vediamo Queen che si prepara a lanciare un raggio laser dalla bocca, quindi un altro suo potere da cyborg praticamente, proprio contro Yogoro, ma viene fermato da Marco con una mossa chiamata Phoenix Brand. Queen spara un altro raggio che viene schivato da Marco. Ma arriva King che con la sua spada taglia proprio nettamente le ali di Marco, che in un men che non si dica, come potete immaginare, le fa ricrescere e colpisce con una mossa chiamata Bluebird King e lo scaraventa contro un palazzo, per poi andarci ad accanire di nuovo con un altro calcio. E nella vignetta subito dopo vediamo Queen che è tornato nella sua forma umana in piedi e sempre Marco ritornare su Queen con un altro calcio chiamato Phoenix Claw. Poche parole, Marco sta carriando tutta la battaglia di Onigashima. Infatti, vediamo questa figura di Marco che è uscita anche negli spoiler. In cui dice che effettivamente, che però effettivamente scombattere due persone con una taglia da oltre 1 miliardo di Barry non è affatto semplice. E vediamo le due calamità che effettivamente sono ferite. In quel momento entra Prospero, che se vi ricordate ovviamente ha un conto in sospeso con Marco per il fatto che gli ha letteralmente rovesciato la nave, e si rende conto che Marco è sfinito. Quindi sicuramente Prospero entrerà nel conflitto che riguarda Marco, così che le calamità potremo vederle in scontri più importanti magari, anche se in realtà, ragazzi, però spero, sono abbastanza sicuro che non possa niente contro Marco. L'unica roba che potrebbe fare è attaccarlo alle spalle. Infatti, in questo momento lo vede da lontano. L'ultima immagine che vediamo è Yogoro del Fiore seduto che piange e uno dei membri della Yakuza che si prepara a tagliare la testa mentre piange anche lui. Però Yogoro in realtà è tranquillo, seduto, rilassato, che dice che lui non ha
più rimpianti, non ha nessun rimpianto e che quindi si prepara a morire. E il capitolo finisce qui. Ricordandoci tra l'altro che la prossima settimana il capitolo non sarà in pausa. Allora ragazzi, cosa c'è da dire su questo capitolo? Tre cose fondamentali. Una è sicuramente la scelta di Sanji, che cambierà le sorti un po' della guerra, perché secondo me, come ho detto, andrà ad aiutare Yamato, eccetera, così farà anche la sua conoscenza, ma questo lo allontanerà ancora di più dal tetto, quindi diciamo che i sogni dei sangisti si stanno sempre più sgretolando, anche se in realtà, secondo me, Sanji farà vedere di che pasta è fatto in questa saga, anche perché la Red Suite l'ha usata pochissimo, l'ha usata solo all'inizio e poi ha deciso di non usarla più, quindi sicuramente dovrà ancora sfoggiarla. Seconda cosa è lo scontro di Marco contro le due calamità, e probabilmente nei prossimi capitoli anche Perospero. Le cose sono due: o Perospero lo attaccherà alle spalle, oppure Marco continuerà a combattere le due calamità insieme a Perospero, che comunque ricordiamo è anche lui, cioè è un comandante, è il primogenito di Big Mom, e quindi non è da sottovalutare. Terza cosa è la morte di Yogoro del Fiore, la morte probabile di Yogoro del Fiore, perché la spada non ha ancora toccato il collo, quindi potrebbe essere la classica Odata. In realtà io non voglio troppo espormi nel dire se Yogoro morirà o no, però diciamo che effettivamente l'atto 3, come tutti sappiamo, abbiamo detto mille volte, dovrebbe concludersi con una tragedia se segue il pattern del teatro Kabuki. Infatti molti si aspettano una morte imminente in questa saga, comunque in questo momento proprio della saga, e questa tragedia potrebbe riguardare Yogoro, o comunque potrebbe riguardare anche Yogoro, perché non è detto che se muore lui, boh, abbiamo fatto la tragedia e basta, perché comunque Luffy non lo vedrebbe. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo che questa sera saremo in live. Sarò in live da solo, nel senso che non ci sarà Andrea, ma ci saranno vari ospiti, e parleremo proprio del capitolo e poi risponderemo alle vostre domande come al solito. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi su Telegram e su Instagram. Io sono Mara di Mera Mera, vi saluto, ciao a tutti.